Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Super Mario Balotelli. Dai signori, siamo tornati lì, infatti vedete la nazionale italiana gioca, ma noi non ci convocano perché ancora non hanno rivisto in Balotelli la gemma che sta risorgendo, signori, ancora non l'hanno vista, non, Mancini non è arrivato in Turchia a vedere, non ci arriverà con calma, riusciremo forse a tornare una volta in nazionale, non si sa, però noi daremo sempre il massimo, signori. Allora, che attività possiamo fare? Festa di Halloween. Ma che cazzo la dici festa di Halloween? Vabbè, facciamo festa di Halloween che scade fra 11 giorni. Trascorri Halloween in festa, festa di Halloween di beneficenza, festa di Halloween con la squadra. Festa di Halloween con beneficenza. Dai così. Siamo benefici. Siamo benefici, signori. E invece, questo abbiamo completato pure. L'ingaggio non lo vogliamo chiedere, perché noi siamo umili. Balotelli è tornato umile, signore. Allora, questo lo possiamo incassare. Ok, attività completata. Dai, è così. Pigliamo i soldi, signori. I soldi si incassano. Dai, così. Completato. Andiamoci a prendere pure questi soldi di qua. Dai, così. Guarda il balo che fa. Fai i big money stiamo facendo. I big money. Dai così, e anche questa è completata. Big money per Balotelli, abbiamo completato tutte. Poi abbiamo questo che sta facendo tra 11 giorni. Andiamo a fare questo, signori. 200.060 giorni, rischio alto, investi in attrezzature sportive. Dai così, fia. E chi se ne? Dai così, va bene. Abbiamo fatto girare un po' di moneta, signori, che ogni tanto ci vuole. Ogni tanto ci vuole, ci alleniamo, possiamo allenarci, sì, dovremmo cambiare gli allenamenti, ma per cambiare gli allenamenti, signori, devo andarli a fare io e quindi non ho la minima voglia, quindi al Balotelli si continuerà a allenare sempre sulle stesse cose. Detto questo, avanziamo perché abbiamo un campionato da andare a vincere e non ci fermeremo. Siamo al 23 ottobre contro il Sivasspor che ha 20 punti. Attenzione, gara insidiosa, gara insidiosa. Squadra sotto di noi solo di 3 punti. Andiamo a giocare con Balotelli. Gara insidiosa. Gara da prendere con le spine. Gara da prendere con le spine. Attenzione. Concentrati. Aia. Concentrati e carichi, sotto la pioggia, siamo in trasferta. Ora protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in Siamo in campo, pronte ad trasferta, darsi siamo in battaglia per trasferta regalarci e il un grande nostro Balotelli spettacolo. esce con la Tifosi felpina parlano perché di un c'è un tifato po' di che con freddo. Lelia Adani Lui non è abituato a contenderà queste il match. temperature, Giubilei che quindi è scende un in campo in attimino questo spaesato. Attenzione, calcio d'angolo, vediamo se riusciamo a riuscire a fare un'altra azione bella come quella contro il Basilea. Attenzione, calcio d'angolo, ci stacchiamo, la chiamiamo. Scegli il Compagno, tocco ce la corto. serve, bene così. Girata, sterzata, riusciamo a entrare in aria, nessuno ci ferma come l'altra Corto volta col Balotelli, 1-0, Basilea! E la gara che sblocchiamo cambia noi subito subito perché il pelatore spartito. corre da solo, però va bene. Dai così, Balotelli la sblocca lui. Super Mario Balotelli. Attenzione al 18esimo, contropiede ancora, Balotelli da solo, uno contro uno, nella metà campo della squadra avversaria. Parte lui, si allarga, C'è fa fuori il spazio, difensore, occasione. attenzione, Balotelli, 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 nessuno lo supporta, E c'è il gol! Balotelli, Attenzione, va tutto in doppietta, mano a va a questa prendere il rete. pallone e se lo porta a casa, dai così, partita insidiosa, ma Super Mario Balotelli dimostra di che pasta è fatto, attenzione, contropiede ancora noi con la Dana, Balotelli si stacca, e cerca il movimento davanti alla difesa. Grandissimo così. Si allarga. Balotelli, 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 Balotelli. Non lo ferma nessuno. Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario. Vuole la tripletta. Vuole la Occhio a tripletta. Super Balotelli. Mario, Super Mario. Vuole la tripletta. Ma invece vede il Intervento compagno. decisivo. No. Mannaggia, volevo passare. Sono stato indeciso. Fino all'ultimo. Attenzione. Il nostro Rocio sulla fascia. Il nostro Rocio, il nostro Rocio, il nostro Rocio. Non ci C'è la vede. conclusione. 3-0. Eccola la Pulito, pulito. rete. Non l'abbiamo Chiusa segnata rete noi. Ma la portiamo a adesso. casa, Ipoteca signori. serissima sulla Partita vittoria. devastante, partita devastante, partita devastante, 3-0 al 63esimo, contropiede della Dana, ancora il Rojo, Balotelli, Balotelli è a difendere, si sta prendendo un tè caldo col nostro portiere, attenzione, il Rojo, E c'è il gol 4-0, e la partita a questo
questo punto. Mamma mia. Che partitonza. Che partitonza. E finisce qui 4-0. Ci portiamo a casa la prima partita del video. 3 punti puliti. E va bene così. Una doppietta. Va bene. Per poco non abbiamo fatto la tripletta nell'ultima azione che ha portato al 4-0. Noi eravamo competenti nel nostro mondo. Attenzione, 4-1. Oh, 4-1. Sono riuscito a farci un gol. Il Galatasaray vince. Che paranoie. Ce lo troviamo ancora attaccato al sedere il Galatasaray. Però va bene. Dobbiamo stare anche attenti al transport, che secondo me ci può dare anche lui del filo da torcia. Che è successo? Nuove proposte di investimenti. È stato fantastico vederti alla partita dell'altro giorno e sono felice che le cose per te vadano per il meglio. Il tuo accordo con la squadra dana dovrebbe offrirti ampie garanzie per il futuro. Allo stesso tempo però questo dovrebbe essere un buon momento della tua carriera per far fruttare al massimo i tuoi guadagni. Visti i grandi fondi a tua disposizione, ti consiglio di investire parte dei tuoi risparmi. Hai una situazione stabile e sei sotto contratto, dunque potresti essere interessato a investire e investimenti che comportano un rischio maggiore, ma anche guadagni. Ma che cazzo? Ma io li ho fatti gli investimenti. Mi ha sbloccato una botta di cose terribili. Linea di profumi e prodotti di bellezza. Accademia sportiva. Catena di ristoranti. Gioca in borsa. Investi nei videogiochi. Tanta roba, signori. Qui cosa mi ha sbloccato? Ordina mobili per la casa. Costruisci una sala cinema. Acquista attrezzature da non si sa. Costruisci una cantina. Signori, la cantina per forza. Per forza. Cioè, Balotelli, la cantina è una cosa che vanno a braccetto. Non si discute. Costruisci una sala giochi in sala. In casa, scusatemi. Dona denaro. Tutti che vogliono i miei soldi, va bene. E invece decisioni che possiamo fare. Grande prova, Halloween l'abbiamo fatto. Chi di aumenta l'ingaggio. Grande prova, dai così. Elogi dei compagni, continua a impegnarti. Che cazzata, possiamo sempre pensare ai compagni. Ogni tanto pensiamo anche a noi, dai così. Ok. Tanti belli investimenti. Mi è piaciuto questa cosa, mi è piaciuto. Ok. Ok. Va bene, avanziamo. Prossima partita contro un'altra squadra che non conosco. Keia Sport, che ha 12 punti, noi ne abbiamo 26. Il Transport era 28, se non sbaglio. Noi dobbiamo semplicemente fare la nostra strada, signori. Dobbiamo fare la nostra strada. Portarci a casa i 3 punti e non guardare indietro da nessuna parte. Dobbiamo stare concentrati. Seconda partita dell'episodio. Vediamo cosa riusciamo a fare. Calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Sì, un saluto da Piero Gepardo e Daniela Dani, prontissimi. Si servono i 3 punti. Super League, protagonista. Si 3 punti. Punizione per loro all'ottavo. Calcio di punizione per il Keia Sport o un qualcosa del genere. Attenzione, il calcio da la punizione al limite dell'area. La palla che viene battuta lì. 1-0, ha battuto il portiere. Gara che si apre dunque col botto. Porca miseria, al settimo vanno in vantaggio loro. Valdelli è andato a fragole praticamente su quella punizione. Però adesso c'è la possibilità di rimettersi in gioco. Al trentesimo, Balotelli contropiede. Balotelli ne fa fuori due. Balotelli. Ma porca. Il portiere la blocca, palla ancora in gioco. 2-0 loro al 39esimo. No. Che cazzarola sono questi? Mannaggia loro. Balotelli la stoppa. Balotelli. Dai però, ma porca miseria. Abbiamo sbagliato l'impossibile. Dammela, dai così. Balotelli se ne va ancora. Balotelli, cazzo, l'avremmo potuto fare 3-0 con questo. Avremmo potuto fare il 3-0. Tirala. Oh, 2-1. La rimettiamo sui binari. Dai così. 2-1 al 47esimo. La rimettiamo sui binari giusti. Dai. Contropiede. 2-1 al 65esimo. Ancora, palla per noi. Balotelli, sei in fuorigiochissimo. Sei proprio, non è che sei in fuorigioco. Dammela, zii. Va bene, se ne va sulla fascia e la perde. Ma sei un cretino, sei. Al 66esimo.
67esimo, dammela subito, non cincischiate voi, perché non sapete, dammela, perfetto, cincischiamo noi, quantomeno se la perdo io con gusto. Balotelli se ne va sulla fascia, Balotelli accelera sulla fascia sinistra, cerca di far fuori il difensore, non ci riesce, attenzione ancora Balotelli, cerca il compagno, no. Ottima, ma sei un cretino, sei pericolosa. 3-1, ma famma, ma porca miseria. Dove siamo? Noi in difesa. Siamo tutt'altra parte dell'azione. Ma porca miseria. Cosa è successo? Perché, perché questa caciara? Finisce il match. Fuori dalla zona. Per la formazione di casa, sconfitta miseria. Di fronte al proprio pubblico. Non ci voleva questa sconfitta, signori. Questa battuta d'arresto non ci voleva. Siamo stati superficiali con Balotelli su quelle due azioni. E niente, è andata male. È andata male, perdiamo tre punti importanti. Ora c'è l'altra partita di Conference League, che il ritorno col Basilea, che se dovessimo vincere penso che andremo direttamente, sì, già siamo qualificati, abbiamo 9 punti, le altre squadre sono ferme a 4. Vinciamo questa, signori, vinciamo questa contro il Basilea, è fatta, possiamo dire di esserci qualificati al turno successivo. Purtroppo giocarsi gli highlights, la fregatura è questa, che rischi praticamente di prendere l'imbarcata e di non poterti difendere in nessuna maniera, quindi anche in una competizione come la Conference League, come la qualsiasi altra cosa, rischiamo di andare fuori senza neanche poterci difendere. E quindi magari, però, dovessimo raggiungere la finale, signori, di una qualsiasi competizione, noi ce la giochiamo, è chiaro, riuscire a raggiungere la finale. Balotelli subito, così, rigore, al sesto minuto, contro Frey, attenzione, vediamo se ancora la tecnica del rigore centrale funziona, vediamo se la tecnica del rigore centrale funziona, la tecnica del rigore centrale funziona. 1-0, prendila e portala a casa. Balotelli, fai il soldatino abbattuto. E va bene così. Continua lo strapotere di Balotelli in conference. Ancora la Dana Sport al 25esimo, occasione sulla fascia destra. Balotelli, l'unico attaccante dentro l'aria. Attenzione, cerca di farsi vedere. Balotelli. 1-2, Balotelli al limite dell'aria. Vende il compagno. Ma porca. L'avevamo visto giusto. Solo che giustamente dormono e quindi non siamo riusciti. Attenzione, il Rocio vede Balotelli, lo trova subito Balotelli con un contromovimento, fa fuori mezza difesa. Mamma mia che lento Balotelli, signor. Mamma mia, l'ha asfaltato male. Fermati. Calcio d'angolo per noi. Attenzione, calcio d'angolo. Ci andiamo a prendere il pallone, vediamo se riusciamo a farcelo dare in tempo. Sì, ci andiamo a prendere il pallone, attenzione ancora. Vediamo se il Basilea ha imparato dalla scorsa azione. Sì, questa volta ha imparato il Basilea, bravo. Sono riusciti a fermarci e non farci fare il nostro azione su calcio d'angolo. Ancora, contropiede della Dana Sport. Balotelli, si fa vedere. Balotelli gli danno un pallone bruttissimo. Balotelli cerca di inventare qualcosa e invece non inventa nulla. Vede che ce la pareggiano, lo sapevo che ce la pareggiavano. Lo sapevo, porca miseria. Stiamo a sbagliare l'impossibile. Guardami. E noi lo riportiamo subito sul nostro ass. 2-1, assist di Balotelli. Bello così. Questa volta finalmente un cazzarola di passaggio al compagno che funziona. Porca miseria. Finisce qui 2-1 per la Dana Sport. E turno guadagnato. Turno successivo guadagnato. Il nostro Balotelli gioisce per l'ennesimo gol in Conference League, che porta i 3 punti e la qualificazione al turno successivo. Ci portiamo a casa un 9.7. Stramboli si porta a casa il 10. Ma a noi non interessa assolutamente nulla, perché l'abbiamo sfangata, signori. 3 obiettivi su 3 raggiunti, 15 punti portati a casa. E va bene così, Fatemi vedere un attimino la classifica, perché mi sa che le cose sono cambiate. Siamo quarti. Porca miseria.
Perdiamo strada, signori. Con 13 partite giocate, siamo quarti a 26 punti. Noi facciamo corsa con il Galatasaray che ha 27 e il Trabzonspor a 29. Dai, siamo a 3 punti dal primo posto. Peccato, vincevamo quella partita, anche la pareggiavamo. Potevamo giocarcela meglio. Va bene, signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video e una prossima avventura. Bella raga, ciao!